difesa, centrocampo e attacco. Nei prossimi mesi la Juve sarà chiamata a dover intervenire sul mercato in praticamente tutti i reparti della propria rosa. Forse anche in porta, visto che Perina è in scadenza di contratto e Szczęsny potrebbe finire sul mercato a fine stagione. Per quanto riguarda la retroguardia, la Juve vorrebbe rinforzare la corsia sinistra e trovare chi potrà prendere il posto dei veterani Chiellini e Bonucci. Capitolo centrocampo, bisogna cedere qualche pezzo grosso, soprattutto dal punto di vista degli ingaggi. Ramsey e Rabiot sono i primi indiziati a salutare Torino, poi si passerà ai colpi in entrata. Allegri vorrebbe un centrocampista fisico e di gamba, un mediano di quantità e qualità capace di rubare palloni e far ripartire la manovra dal basso. Max non disdegnerebbe però neanche un giocatore di grandissime qualità tecniche, quasi un fantasista che possa innalzare la qualità del gioco e della manovra bianconera. In attacco c'è invece da colmare il vuoto lasciato da CR7 e trovare un vero bomber che oggi alla Juventus manca. Morata non basta e anzi il suo riscatto in estate non è più scontato, tutt'altro. Bisogna portare dunque sotto la mole un centravanti puro da minimo 25-30 gol a stagione. La Juve si sta muovendo dunque su più fronti. E a fare il punto della situazione è intervenuto Fabio Santini, che in diretta TV ha svelato qualche grossa novità di calciomercato. A quanto mi risulta tutte le big del campionato sono sulle tracce di Davide Frattesi, che potrebbe dunque lasciare il Sassuolo. Anche la Juventus ha acceso i fari su uno dei calciatori rivelazione di questa stagione. In questo momento Marotta sarebbe in vantaggio, ma vedremo cosa succederà in futuro. Ma c'è di più punto per quanto riguarda Federico Bernardeschi, si parla del concreto interesse da parte dei rossoneri. Maldini però dovrà prima parlarne con la Juve per raggiungere un'intesa che soddisfi tutte le parti in causa. E in tutto questo, a gennaio può scatenarsi l'inferno. Tutto confermato, ecco cosa può succedere. La Juve su Julian Alvarez, nuova offerta per il River Plate. Julian Alvarez è una delle nuove stelline del calcio mondiale. L'attaccante del River Plate si sta mettendo in evidenza con la maglia del club argentino e secondo il Corriere dello Sport potrebbe presto sbarcare in Italia. La Juventus infatti avrebbe preparato un'offerta per provare a convincere il club argentino a lasciare andare il suo giovane talento, ma bisognerà trovare un accordo sulle modalità dell'accordo e del trasferimento. La Juventus, proprio per questo, avrebbe presentato un'offerta da 15 milioni di base fissa più 10 di bonus legati al rendimento, alcuni facilmente raggiungibili. Una offerta che va in direzione opposta rispetto a quanto richiesto dai milionarios perché gli argentini vorrebbero avere 20 milioni subito, forti anche del grande interesse maturato attorno a Julian Alvarez. L'attaccante classe 2000, protagonista di una grande annata, è destinato ad altri palcoscenici. Tutti i grandi club europei gli hanno messo gli occhi addosso. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel dicembre del 2022 e per questo il River vorrebbe provare a monetizzare il più possibile nella prossima finestra di mercato, ma sono ancora in piedi le trattative per il suo rinnovo. E la Juve intanto ci prova,